Ciao amici, buonasera, negli ultimi anni abbiamo assistito a un certo ritorno di serate anni 80, feste a tema, compleanni, quarantesimi, cinquantesimi, anniversari, anche il revival di certi artisti o DJ. Ciò non significa che però gli anni 80 oggi siano ben altra cosa rispetto agli anni 80 di chi li ha vissuti. Alcuni esempi qua là. Mi è capitato un video di una serata degli anni 80 qui in zona Firenze con Marzio Dese, purtroppo scomparso da alcuni anni, e al di là del rivedere il look, il locale, le facce, eccetera, rimasi stupito del fatto che c'era un attimo di pausa nella serata, poi il microfono, e a un certo punto dice: e ora tutti in pista, e tutti effettivamente si sono alzati e sono andati in mezzo alla pista. Cari miei, oggi ce lo sogniamo una cosa del genere. È cambiata l'attenzione rispetto a chi è in console, a chi è il protagonista di una serata, e sono cambiati soprattutto i tempi di una serata. Quello che mi raccontano i DJ un po' più esperti di me è che prima la parte di preascolto era veramente lunga, cioè si passava 2 ore tra gli 80 e i 95 bpm in serate generaliste, chiamiamole così. Quindi brani come Africa, Selawat, venivano messi tutti in fila uno dietro l'altro, un mixaggio bello lungo, e le persone comunque si facevano prendere dal mood. Adesso una serata anni 80 fatta oggi, nessuno ti dà tutto questo tempo per svolgere la tua trama e la tua manovra. C'è un'altra cosa da non sottovalutare: l'effetto di certi brani che potevano avere allora e che invece hanno oggi. Da un lato ci sono dei brani che trovi in tantissime compilation di quei tempi lì, che però non è che funzionano granché, mentre alcuni brani che potrebbero avere un bel effetto non si trovano più. E questo dipende anche dalla sorte che hanno avuto le case discografiche di allora, soprattutto quelle di casa nostra, che magari azzeccavano una super hit che faceva il giro del mondo e tempo 2-3 anni arrivavano al fallimento. E allora non si trovano più le licenze, quei brani non possono essere più pubblicati nuovamente nelle compilation sia online che offline. E invece potrebbero avere ben altro successo, e chi li suona perché ce li ha dai tempi, magari riversate dal vinile, ha un bel effetto rispetto al ragazzo che si avvicina, gli hanno detto di fare una serata anni 80, allora si dà un'occhiata un po' a quello che vede in giro. E poi al contrario ci sono dei brani che allora sono passati più o meno inosservati e invece oggi hanno ben altro successo, oppure dei brani che hanno avuto il suo successo e poi sono ritornati prepotentemente in periodi più tardi. Per esempio, se si pensa a ciò che è stato Glee negli Stati Uniti, alcuni dei brani proposti nella serie, ricantati, magari riportati al successo, adesso te le trovi in tutte le feste in qualsiasi locale d'America. Dobbiamo un po' mediare da quello che è il ricordo, da quello che è il gusto che abbiamo e a quello che può piacere alle persone. Difficilmente quello che trovi nelle compilation preso così può andar bene per una serata. E poi ragazzi, l'eco, no, l'eco no, cioè veramente. Guarda, passi il microfono con l'asta da banco, ok? E può andar bene anche un Sennheiser 441 che è tuttora un grandissimo microfono. Ma l'eco, Achille, cioè, ora non so, forse ai tempi ci poteva stare, ma oggi via su, ma di che si sta parlando? Sembri un baraccone alla fiera, dai, e anche lì potrebbero anche farne a meno. In definitiva, che ti piaccia o no fare questo tipo di serate o la musica degli anni 80, tieni conto del fatto che sono comunque passati 30 anni da quel periodo lì, e sono passati 30 anni di musica, 30 anni di film, costumi, idee, look, eccetera. E allora in questi 30 anni le cose non sono rimaste ferme, anzi sono evolute di gran lunga, soprattutto si è evoluta, come ne abbiamo già parlato, il modo di fruire della musica e il modo di fare serata. E allora, cerca di non essere un feticcio patetico di un'epoca che non esiste più, ma di creare qualcosa che abbia un senso oggi, fondamentalmente tenendo di conto che le persone comunque sia si vogliono divertire e cercando di farlo magari giocando sul tema con tutto quello che è successo nel mezzo. Se hai dei suggerimenti, commenta pure qua sotto, continua a seguire i video di Essere DJ Oggi sia su YouTube che su Facebook, e alla prossima. Ciao.